per favore, perché io parlo in sacco. Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Oggi vedremo come realizzare una serra utilizzando una board Arduino. Insieme a Recitozze e Giovanni vedremo in che modo realizzarla e vedremo come passare dall'idea direttamente al prodotto. Inoltre vedremo quali componenti utilizzare e perché hanno scelto quelle determinate componenti. E vedremo un po' una discussione riguardante i circuiti elettronici e il codice. No. Quindi, perché avete deciso di realizzare? Inizio io. Come vi è venuto in mente di realizzare una serra? Qual era il vostro intento? Facciamo iniziare Giovanni, perché io se inizio poi non mi fermo più. Ok. No, allora, io principalmente è stato un progetto abbastanza casuale, devo ammetterlo. Principalmente saluto tutti i miei fan che sono in live. E allora, praticamente, come è nata l'idea? Sostanzialmente da una necessità. Nel senso che... allora, io fortunatamente ho la disponibilità di avere un giardino, però c'è soprattutto una necessità di avere una mini serra a casa, quindi diciamo anche sul proprio balcone, diciamo così. E quindi ho voluto intraprendere questo progetto, ma principalmente c'è stata una necessità, altrimenti devo essere sincero, non l'avrei mai realizzato. Poi dopodiché ho iniziato un attimo a informarmi, cioè a informarmi online, ho preso anche spunto dalla vita di Recito, devo ammetterlo, quindi ho visto un po' online tutti i vari progetti, anche a livello americano soprattutto. Una volta visto più o meno avere avuto una panoramica, ho iniziato a realizzarla sempre da un punto di vista di 3D. Perché io quando realizzo un progetto, almeno dal mio punto di vista, realizzo sempre prima il prototipo in 3D e in 2D soprattutto, che faccio un po' tutti i vari test e poi vado a realizzarla praticamente. Allora, a livello di sensoristica, vedo un attimo se riesco a mettere una condivisione schermo. Sì, poi te la implemento io. Ok, allora, eccola qua, ci sono. Share... Esatto, sì. Nel frattempo saluto tutti coloro i quali sono nella live. Sì, non so se si vede, perfetto. Sì, si qua vede. È una bozza di tutti i vari collegamenti. Allora, principalmente per quanto riguarda tutta la parte di gestione abbiamo un Arduino 1,
Ho deciso di utilizzare Arduino Uno più che altro anche per una questione di ripetibilità del mio stesso progetto, cioè nel senso che avrei avuto, cioè avevo intenzione di utilizzare un altro tipo di chip, però anche per YouTube, cioè per tutte le persone che si approcciano a questi progetti abbastanza comuni, non volevo complicarlo, cioè non volevo mettere tipo, non so, la Raspberry o qualche chip più Esatto, concordo. complicato. E quindi ho detto, vabbè, mettiamo Arduino anche perché il suo lo fa, e quindi ho detto, è un'ottima scelta. Poi, per quanto riguarda invece a livello di sensoristica, abbiamo un classico igrometro che serve appunto per vedere l'umidità del terreno, attenzione, un sensore di pioggia, ma che nel mio caso ho utilizzato come sensore per il livellamento del serbatoio, per vedere se era pieno, vuoto e così via. Un classico display 16x2 con il modulo I2C, semplicemente per risparmiare i pin. Infatti, come potete vedere, escono semplicemente due pin che vanno su Arduino. Poi, vabbè, un classico buzzer che serve per avvertirmi se ad esempio il serbatoio è vuoto. Un DHT11 per vedere la temperatura e l'umidità. Un transistor che per diciamo un LED, che nel mio caso ho appoggiato questo qua a 1,5 volt, ma semplicemente mi serviva per una striscia LED a 12 volt. E non volevo utilizzare il relay. Non so perché ho fatto questa scelta, devo ammetterlo, ma ho utilizzato questo transistor. Non mi ricordo il nome, se non mi sbaglio si chiama il TIP120, che è un transistor abbastanza comune. Sì, Poi una sono dei bomba. vari kit. Sì. Una classica alimentazione esterna, nel mio caso ho utilizzato un trasformatore a 12 volt, che si va ad abbassare con uno step down. Ho messo la nota, ma c'è praticamente uno step down che mi abbassa la tensione, che mi fa l'alimentazione esterna sul relay. Una ventola, il motore per l'irrigazione e una cosa mi sono dimenticato di mettere, infatti, cioè sta qua praticamente è una sorta di resistenza, una resistenza per quanto riguarda, diciamo così, la temperatura. Quindi ho la possibilità di avere una temperatura abbastanza costante con questa resistenza che ho messo. Vedo se riesco un attimo a mettere qualche immagine. Certo. Dammi un attimo. Ho qualche immagine proprio per quanto riguarda la realizzazione della serra, eccole qua, ricondivido, spero si veda. Allora, questa qua praticamente è la serra finita, non so se vedete, non so se sì. Un attimo, ecco. Ecco qua, questa qua praticamente è la serra finita. Allora, quindi ho fatto un attimo la simulazione 3D di tutta la, diciamo così, di tutta la struttura. Poi questi sono semplicemente dei pezzi di plastiglass, cioè niente di chissà che, sono questi angolari per tenere insieme tutta la struttura, e alla nostra sinistra qui abbiamo tutto, diciamo così, un box di controllo di tutta la serra. Allora, come possiamo vedere, ecco la resistenza che dicevo prima, questa qua grande, praticamente questa qua è una resistenza che si utilizza dentro le auto, apposta per, diciamo così, fare alzare la temperatura, ma vi assicuro che non ha scatola, non so come chiamiamo questa sera così piccola, a livello di aumentare la temperatura di anche 2 gradi, ci vogliono 2 minuti, ma neanche 2 minuti, quindi veramente poco. Poi abbiamo la ventola che facilita diciamo questo ricircolo d'aria. Poi qua abbiamo il DHT11 e questo igrometro che sta all'interno del terreno non si vede. Poi la classica, un tubo preforato con un saldatore caldo per fare tutti i fori. E cosa c'è più? E poi vabbè, da quest'altra parte abbiamo tutto diciamo così, il box di controllo. Allora, se io ci metto, ecco qui, qua abbiamo anche 4 bottoni, e il primo serve per fare l'irrigazione automatica, cioè nel senso che se vedo che il terreno ha bisogno di un'irrigazione, quello in teoria già c'è in automatico, però se la voglio fare manualmente, premo il bottone e la faccio per tipo 8 secondi, adesso non ricordo quanto. Dopodiché abbiamo il secondo bottone che serve per accensione e spegnimento della ventola, che è una cosa diciamo abbastanza manuale, ma la maggior parte dei controlli si fanno anche a livello automatico. Terzo bottone per l'illuminazione dell'LED UV, che logicamente facilita il fatto diciamo così, della crescita delle piante. Ed infine l'ultima, che viene chiamata modalità automatica, cioè che praticamente se stiamo coltivando il basilico, faccio un esempio, ci rimane una temperatura costante sui 25-23 gradi, quindi è una cosa, cioè, diciamo così, consuma abbastanza. Infatti ho visto che a livello di milliampere siamo su un 300-400 mAh, perché consuma abbastanza tanto la resistenza. Però, vabbè, detto ciò, è una modalità che si può implementare a nostro piacimento, sostanzialmente.
vabbè, il classico display con l'RTC, un'altra cosa che ho detto, il fatto il clock che ci tiene traccia del tempo, dell'ora del giorno. Vabbè, questa è la temperatura e l'umidità del terreno. E, cosa c'è più? Qua sono dei supportini classici per far stare, diciamo, questo tubo sopra al terreno e fare l'irrigazione. E vabbè, un pomello stampato in 3D per l'apertura diciamo, di questo box superiore. E questo è tutto, senza, questa è una bozza, una panoramica, diciamo, di tutta la realizzazione della bozza, diciamo, di questa sera. Poi dopo, insieme a Resci Dog, facciamo qualche approfondimento e così, diciamo, qualcosa. Esatto, sì. Roberto ti chiede quanto tempo ci hai effettuato per progettare la serra. Allora, nel tempo complessivo, proprio complessivo in totale, penso ci ho messo un mese. Però devi partire sempre dal presupposto che avendo una, diciamo così, un lavoro, il tempo per dedicare a fare una cosa del genere, anche 2 settimane, proprio andando al massimo. Però c'è un mese, sono stato veramente super occupato tutti i giorni. Un mese di duro lavoro, cioè mattina e sera, tutti i giorni. Comunque si tratta di un bel progetto originale e davvero completo, che ha una utilità sicuramente. Sì, sì, infatti il basilico, purtroppo non ho delle foto più moderne, ma è sicuro che sta crescendo. Quello è importante. È il risultato finale in questi casi. Sì, 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 sì. Anche perché poi la parte bella di queste, della board Arduino è proprio di passare dall'idea a un prodotto finale senza infatti, avere troppe conoscenze tecniche riguardanti i sensori. Perfetto. Poi un argomento che dopo voglio discutere pure con noi, diciamo, che è il fatto dei carichi induttivi, che dal mio punto di vista ho avuto un po' di problemi, nel senso che avendo quella resistenza, almeno nel mio caso, mi procuravo una sorta di questo disturbo di carico induttivo, e quindi Arduino usciva pazzo. E quindi ho dovuto ovviare a questo problema utilizzando tipo dei moduli isolatori, siano così, sì, diciamo, per diminuire queste azioni. Diciamo il meccanismo è simile all'effetto Joule, che sì, è il quadrato dell'intensità di corrente, quindi ecco perché a volte impazzisce un po' Arduino quando legge quei dati. Sì, sì, infatti. Perché possono cambiare molto velocemente, soprattutto perché nel momento in cui ha alimentato a batteria potrebbe dare un po' di problemi. Sì, sì, ma infatti poi, diciamo, alla batteria volevo metterla in futuro, ma rendere tutta la struttura, diciamo così, abbastanza autonoma, cioè si devono fare un po' di calcoli, perché devi vedere quanto consuma, se Arduino deve andare in deep sleep e così via. Cioè, rendere una cosa abbastanza autonoma ci vuole tempo, perché sennò va a finire che, se faccio esempio, se non c'è sole, quindi ha messo un impianto solare, cioè a livello di pannelli fotovoltaici, e non ti vanno a ricaricare più le batterie alla fine, cioè quindi va a finire che il progetto si spegne, quindi bisogna fare un attimo il calcolo a livello di milliampere e così via per avere una completa autonomia. Sì. E anche soldi, perché per fare certe cose ci vuole allora, un investimento economico. Allora, diciamo che io sono sempre trasparente, diciamo, con tutti i costi. Allora, per quanto riguarda il legno, cioè questo qua li ho smontati dai quei classici pallet, cioè i bancali, non so come chiamarli, là dove vengono appoggiate tutte le cose. Quindi a livello di costo è zero, perché cioè, il legno non è niente, cioè non so se avete capito, sono delle basi di legno dove sopra vengono appoggiate le cose, quindi smontandola ti prendi il legno sostanzialmente. E invece per quanto riguarda la parte di sotto, è una mensola di un vecchio armadio, quindi diciamo così è super. Poi questi plexiglass qui, ho dei pannelli buttati in giardino che ho semplicemente dovuto tagliare. E poi con una pressa idraulica, vabbè, questa è una cosa che ho io, però diciamo, è un dettaglio, ho piegato questi angolari, diciamo così, a L, ma è una cosa che si poteva fare anche senza, sostanzialmente, è una cosa che ho voluto mettere io. Nicola chiede se ci vuole manutenzione per questo legno. Allora, nella mia esperienza, diciamo così, ho dovuto studiare anche il legno, perché, non so se avete visto il mio ultimo video, comunque, ho realizzato il banco da lavoro. Sì, ora lo giro. No, sì, perfetto. E ci ho messo tipo
tre mesi di lavoro, 3-4 mesi di lavoro circa. Partono sempre una risposta loro, quindi mattina e sera, e ho dovuto fare un bello studio sul legno prima di logicamente farlo praticamente. Allora, ti posso dire che il mio progetto principalmente non è per proprio stare fuori alle intemperie, cioè sì, è per stare fuori, ma sempre su un balcone abbastanza protetto, se così vogliamo dire. Per il legno io ho fatto già tutte le mani, mo, diciamo, entro un po' più nel gergo, giusto per Nicola che vuole approfondire. Per mantenere il legno abbastanza protetto, bisogna utilizzare, si chiama così, si chiama una mano di turapori, un'altra mano di vetrificatore, che il vetrificatore serve per i parchi, tipo per dare quel manto lucido, per È intenderci, quello sul a parco. base ceramica, mi pare, vero? Mi sembra di sì, cioè ha quel colore tipo latte, per intenderci. Sì, allora con la base Oh. ceramica, sì. Perfetto, e quindi quello la facendo 3-4, cioè il turapori serve per aprire i pori del legno, facendo queste passate di turapori che si fa col rullo, non col pennello perché deve penetrare nel legno, eccetera, eccetera, riesce a dare veramente una super impermeabilità al legno, così che da farlo stare proprio per anni, e una volta ogni tanto gli devi fare giusto una passata di vetrificatore e così diciamo è abbastanza protetto. Poi ho fatto anche una passata di cera 900, per farlo mantenere ancora di più, quindi può stare fuori, diciamo così, con tutte queste mani di impregnante e cose, può stare fuori. Esatto, davvero interessante. Poi quando cresceranno potrei fare un resoconto sul tuo canale Perfetto. YouTube. Sì, Ci hai piantato cosa? allora. Diciamo che la persona che ha piantato le cose è mia madre. Io ti ripeto, io sono solo parte di realizzazione, poi ormai è il suo. E praticamente è il basilico, principalmente. Allora ci Basilico. devi fare sapere il pesto come viene. Va bene, metterò sicuramente qualche storia. Va Perché pure io bene. nella mia usai per la prima volta il basilico, ma più che altro perché la fregai a mia madre invece in quel caso. Ah, Amo sta ecco. pianta, detto, usiamo il basilico. Ah, ecco. Se hai altro da aggiungere, nel caso possiamo poi discutere insieme. Per il momento è questo, poi voglio Poi, prima, sì. Tanto poi andiamo ci sarà a la approfondire. poi ne voglio, sì. E mo attacco io, però non mi fermo più. Va bene. Va bene. Io invece che devo dirvi? Beh, il progetto mio è nato da due idee in realtà, che poi si sono unite. Prima di tutto, io sono praticamente sempre cresciuto in campagna, quindi mio nonno Gianni mi ha fatto crescere con passione per la campagna, per il terreno, l'importanza della terra, eccetera. La classica definizione del siciliano, no? Potremmo definirla così. Anche se io per queste cose non ero proprio, per così dire, portato. Noi, o meglio, i miei, dove stanno adesso, la serra ce l'hanno, quindi che era quella che aveva lasciato mio nonno. Quindi il funzionamento della serra classica, bene o male, già ce l'avevo in mente. Conosciamo anche le basi, comunque, non dico di botanica, perché non vorrei essere esagerato, però. Ho diciamo una certa conoscenza di base sulla gestione delle piante. Poi è capitato in gita scolastica che siamo andati con alcune classi a Palermo che ogni anno fino a prima del Covid tenevano la Fiera della Scienza dove diversi istituti scolastici siciliani progettavano e presentavano qualcosa e c'era un bel prototipo di serra, non ve lo nascondo, che l'idea mi venne da questo. Era abbastanza rudimentale, era alimentata da un alimentatore per PC, di quelli tipo Vultec o IDEC che fanno i fuochi d'artificio. Aveva soltanto di base l'irrigazione automatica della serra e avendo quelle mie basi e prendendo spunto da questo progetto ho voluto realizzarla io. Mi sono posto ovviamente un budget, anche perché avendo 1000 euro uno può fare un progetto a 1000 euro. Mi sono posto invece una somma più accessibile, diciamo 100-150 euro, e ho pensato di realizzare un progetto partendo da questa base. Poi l'ho comunque rivisitato in una seconda versione, e vi spiegherò anche perché ho deciso di rilasciare una seconda versione. E nella prima versione ho deciso innanzitutto di utilizzare Arduino Mega. Per non avere problemi futuri, perché purtroppo per tutte le cose che faccio non penso nel presente, ma penso nel futuro. Infatti, pure nella realizzazione del computer, preferisco sempre prendere alimentatori molto più grandi rispetto a quelli necessari, perché
piuttosto che prendere un alimentatore che, ripeto, va bene, ma non si sa mai. Quindi ho pensato di utilizzare Arduino Omega perché nella mia testa so che prima o poi l'avrei potuta implementare o addirittura avere necessità di utilizzare altri sensori. Partiamo dal presupposto che il mio progetto di base era un progetto didattico, non pensato per funzionare nel lungo periodo, ma più che altro per essere un trampolino di lancio per l'apprendimento, ragione per cui ho utilizzato sensori molto economici, come per esempio il sensore l'igrometro, il sensore di umidità del suolo, quello famoso a forchetta, che diciamo su AliExpress costa nemmeno un euro, però ha il problema dell'ossidazione. A tal proposito, poi nel secondo progetto ho utilizzato invece quello capacitivo, che ha una durata nel tempo sicuramente maggiore e poi è anche più bellino da vedere. Anche altri sensori, diciamo molto economici, ho utilizzato Giovanni, il sensore DHT11, che non è il sensore migliore per avere un'idea di temperatura e umidità, però, ripeto, per un progetto didattico vanno più che bene. E come ha fatto Gianni, anche io ho utilizzato tutto quello che bene o male avevo in casa, anch'io ho preso il paletto di legno, quindi la pedana per realizzare la base, ho utilizzato una ventola per il raffreddamento della serra, che era una ventola credo di un alimentatore, ora non ricordo bene, ho utilizzato una prolunga buttata che avevo nel magazzino di casa, nel box di casa, per fare la prolunga e diverse cose che comunque già avevo a disposizione. Ho deciso invece di realizzare una serra con una serra prefabbricata in policarbonato per due ragioni. Una era molto economica, ora non ricordo il prezzo, non voglio fare brutte figure, però credo che fosse intorno ai 40-50 euro, e la scelsi non solo perché era già economica, ma anche perché era pensata per stare all'esterno, perché l'idea era quella un giorno di poterlo utilizzare per l'esterno. Mi sono comunque pentito del display LCD 4C, ma perché comunque per l'esterno non va bene, o meglio, se la mia idea era quella di mettere una scatola di derivazione alle intemperie, non è una cosa che va bene, però ripeto, l'idea iniziale era quella del progetto didattico. È stato un progetto tronco, però, questo lo ammetto, perché Giovanni l'ha implementata col sistema di riscaldamento, io allora lasciai del modulo a 4 relè un relè libero, dicendo che l'idea sarebbe stata quella di implementarla con un sistema di riscaldamento, perché non tutte le piante tollerano il freddo, alcune riescono a sopravvivere, altre hanno bisogno di una temperatura fissa. Pensate a piante come per esempio le orchidee, che sono molto delicate, hanno bisogno di una temperatura fissa. Non chiedetemi quale, so che c'è, però non chiedetemi qual è, per farvi un esempio ovviamente. Quindi un sistema di riscaldamento anche banale, blando, lo avevo io in realtà idealizzato, ed era utilizzare una sorta di pompa per il calore a 12 volt, da collegare banalmente al relè e all'alimentazione a 12 volt. L'alimentatore che ho utilizzato io mi pare fosse un alimentatore da 12 volt o 5 o 10 ampere, comunque abbastanza per quello che doveva fare, credo fosse a 10 se non ricordo male, quindi in teoria quell'implementazione poteva essere fatta. Non l'ho fatta per due ragioni. Uno, in Sicilia non è che siamo soliti a nevicate, soprattutto nella città in cui sto io, Messina, ha nevicato per carità, però lo ha fatto nei miei 34 anni, 35 di vita, è successo tre volte. Sono eventi così tanto rari quanto improbabili, quindi fornire già subito un impianto di riscaldamento a questa serra, oltre che era fuori budget, al momento mi sembrava comunque, per la mia zona, ripeto, inutile. No, non so se in Puglia o in Campania nevichi più spesso, però vi posso dire io la città di mare quando ha nevicato era festa. Noi abbiamo, a Messina abbiamo pure il problema dello stretto, quindi è sempre ventilato, c'è sempre circolo d'aria, quindi è proprio effettivamente sarebbe anche stato bello sfruttare la serra. Di questo ne parlerò, di sistemi di alimentazione alternativa che mi sono anche stati suggeriti nei commenti. Però effettivamente non ci ho mai pensato a alimentare la serra con un sistema eolico. Dico, sto sparando una fesseria grossa, però sarebbe anche un valido motivo per impegnarsi a realizzarla. E anche tronco perché, lo dicevo anch'io, avevo pensato a altre due soluzioni. Un sensore di livello di pioggia, che è quello che ha usato Giovanni invece per il livello dell'acqua, perché sarebbe stato anche bello collegare due servomotori che sollevassero il cassone, anzi il coperchio, anzi del cassone della serra, per permettere l'entrata della pioggia, cosa che andava comunque studiata meglio, ma che alla fine non ho fatto. Sono però contento che questo primo prototipo di serra sia stato utile a un ragazzo che ho avuto modo di seguire per gli esami di Stato, si chiama Nicola, non dico il cognome per privacy, ma anche se non me lo ricordo, perdonatemi, ho sempre un'età,
lui implementò le mie idee mancanti, quindi utilizzò dei servomotori, credo fossero quelli da 20 kg per centimetro, ditemi se sbaglio, ora non ricordo, sono quelli neri, non ricordo se erano 10 o 20. Sì, quelli neri sono, diciamo, più quindi per alzare il cassone. Io avevo anche pensato inizialmente di utilizzare un serbatoio che si riempisse con l'acqua piovana. Lui non lo mise, ma è più difficile a farsi che a dirsi, ecco, come idea. Utilizzò lui, non mi ricordo cos'altro fece, insomma, la implementò ulteriormente. Feci però una fesseria in quel progetto, ci pensai dopo, me lo fecero presente. Misi il sensore di luminosità che attivava una lampadina, che in realtà era esemplificativa, sarebbe stato utile mettere una lampadina, un sistema di illuminazione a UV, però lo feci semplicemente per una questione, ripeto, illustrativa. Misi il sensore di luminosità vicino al LED che mi doveva indicare lo stato visivo del serbatoio, quindi ogni tanto quando si accendeva quel LED il sensore luminosità attivava e disattivava quel relè, che era la fine del mondo. Vabbè, abbiamo risolto anche questo problema, un pannellino, abbiamo risolto. Il secondo progetto invece è nato da diverse idee che mi sono state proposte. Un ragazzo mi scrisse sui commenti: perché non usi potenziometri per modificare i valori dei sensori, così se invece di riprogrammare ogni volta lo posso adattare facilmente a una pianta? Siccome a me piace farmi la vita complicata, usai il display in action. Utilizzai semplicemente degli slider, quindi per modificare manualmente i valori, che sono i valori di temperatura, luminosità. Domanda: che tipo di sensori sono gestibili da Arduino e agiscono in base? Allora, non direi proprio lumen, il fotoresistore è analogico, quindi non parlerei proprio di lumen. Ho lavorato con i lux, che è comunque un'altra unità di misura della luminosità, però, come dire, bisogna posizionarli in maniera intelligente, non fare come me posizionarli vicino ad altre fonti di luce, magari metterli il più lontano possibile, e in base alla luminosità dico si può regolare più o meno il momento in cui c'è appunto poca luminosità e poter gestire un sistema, per esempio a UV. Molte piante hanno bisogno di UV. Qualcuno mi propose pure scherzosamente di utilizzare la serra per la marijuana, però giustamente mi sembrava una cosa un po' poco ortodossa da fare, ma non escludo su YouTube. Diciamo, in teoria il progetto è open source, perché l'ho rilasciato con la GPL3, quindi chiunque può prenderlo, modificarlo, farci copie, eccetera. L'eolico è facilmente realizzabile? Non lo so, cioè in teoria tutto è facilmente realizzabile, è sempre una questione di tempo e costi, tempo da dedicare. Io purtroppo più vado avanti nella mia vita, meno ritrovo tempo per poter realizzare cose. Realizzabile non lo so, perché non ci ho mai provato, cioè i progetti che ho visto io riguardano sempre grandi sistemi eolici e non saprei assolutamente dirti se è fattibile o no. Però uso questa domanda per collegarmi a un'altra proposta fatta, che era quella di Cia Giovanni, il sistema fotovoltaico. È una bellissima idea, e tra altre cose anche realizzabile a un certo costo, però giustamente dipende anche dai periodi. L'inverno sì, è utile, però in base ai consumi non è detto che le batterie, che gli accumulatori che metti siano sufficienti per questo. È sempre quel discorso che facevo io, costi-benefici, comunque tempo, costi, siamo sempre lì. Tornando comunque al discorso della serra, non sto facendo vedere immagini, però dico, sono comunque disponibili. Sì, ora metterò il link pure. Sì, okay, grazie. A proposito, dico, se volete andate sul sito fattalodasolo.it, che per fantasia ho chiamato così, perché do it yourself mi sembrava giusto tradurlo in questa maniera. Ho questo piccolo sito dove con me collaborano anche due miei amici, Roberto e Alessia, che approfitto, scusate, li saluto, perché poverini lavorano nell'ombra, non gli do mai spazio a sufficienza. Sono come il come si chiamava il quello di Fantozzi, va, i cari inferiori, come si dice, il visconte, no, il marchese di Indollone, qualche cosa, non mi ricordo ora come si chiamava. Quindi approfitto anche loro per saperli, collaborano con me, loro anzi si mettono a disposizione, fanno qualche piccola recensione di oggetti che riceviamo o acquistiamo su Amazon. E vi dicevo, quindi andate sul sito e potete trovare tutte queste immagini.
Mi sono un po' perso, sto dicendo sì, quindi in teoria questi sono i primi due progetti, il secondo è un'evoluzione del primo sui suggerimenti, anzi io li apprezzo sempre, anzi ultimamente ho ricevuto due belle idee, quindi sfido Giovanni pubblicamente perché mi ha proposto una ragazza di Messina, di cui sempre se non diciamo il nome, che mi ha contattato su Instagram e mi ha chiesto se è possibile realizzare un sistema che monitori la qualità dell'aria. Io in realtà un sensore già ce l'ho, che è il CCS 811 o CCS 811, sì, e un altro sensore che ho ordinato che riguarda alcune cose, non ricordo il nome, che ho chiesto alla mia collega di chimica di aiutarmi in questo, e voglio realizzare una sorta di stazione di monitoraggio della qualità dell'aria. Quindi se Gianni ha qualche idea che faccia pure lui qualcosa, così aiutiamo questa ragazza che mi ha chiesto, che era interessata a proporre questa idea. E una cosa che No, sfido non è invece nei commenti difficilissimo. di Giovanni, lui lo può confermare, è che la prossima idea sulla serra, non so quando, ma spero presto, è di realizzarla con gli SP32. Anche se, parliamoci chiaro, gli SP32 è un po' sprecatella per un progetto come quello della serra, andrebbe benissimo una gli SP8266 per le performance che ha. Per Perché la spinta, come, scusami? volete realizzare l'interfaccia in un protocollo IoT, in un'interfaccia IoT? Io, oddio, io ti proprio non ce l'ho ancora idea. Più che altro una cosa un pochettino più semplice, magari gestibile in No, io live. perché ho conosciuto un'azienda, Blepix, mi ha contattato per parlare dei suoi prodotti e Sì? non ero assolutamente a conoscenza. E ho visto qui, mi ha mandato il suo kit e offre la possibilità di interfacciarsi nel mondo degli IoT con questi mattoncini. Questo mattoncino in pratica ha un sensore di temperatura. E ci sono altri mattoncini che permettono di misurare l'umidità, la qualità dell'aria, di qualsiasi tipo. E permette, tramite un'app e un sito, di realizzare un progetto IoT in modo molto semplice, con pochissimo tempo e rispetto ad altri progetti IoT richiede anche un costo minore, perché comunque ha la possibilità di assemblare questi mattoncini come le Lego. Quindi se volete anche, per esempio, realizzare un sistema di qualità dell'aria, oppure di renderlo, di trasmettere i dati su un server, o su anche via email, via messaggio, come vogliamo noi, perché ha la possibilità di inviare anche SMS o chiamare addirittura. Ho scoperto questi mattoncini qui che permettono di fare molto facilmente, anziché usare SP32, che è leggermente un po' più complicato gestire tutta questa interfaccia, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione dei dati su un eventuale server. Inoltre, con questi mattoncini abbiamo la possibilità di localizzarli su Google Maps. Quindi io da casa, per esempio, posso vedere a 50 km di distanza cosa accade alla serra e addirittura posso anche impostare delle azioni da casa mia a 50 km di distanza. Per Ma il servizio esempio, è gratuito, dico, è incluso dentro. sì, questo servizio qui, poi ci sono molti modi per interfacciarsi. Per esempio, possiamo utilizzare il nostro smartphone come gateway, oppure tramite poi il sito organizzarsi, per esempio, per utilizzare il loro server, e al momento hanno la possibilità di offrirlo gratuitamente oppure con un costo esiguo, perché comunque questi mattoncini permettono di realizzare proprio prodotti a livello oppure duraturo o industriale, perché comunque non è a livello maker che permette di, come Arduino, di poi fare tante cose insieme e passare il tempo come un hobby. Questi mattoncini sono più ad uso professionale. No, quindi quello che volevo, sono intervenuto proprio per dirvi questo, per eventualmente interfacciarlo nel mondo dell'Internet of Things. È molto, molto semplice, perché il sito, questo brand ha permesso proprio di farlo in questa maniera. E sono riuscito io in poche ore a fare dei sistemi che mi permettessero di misurare
visualizzare i dati sul server. Poi tanto ne parlerò nei prossimi video e articoli e avrete modo di approfondire, però mi sembrava giusto parlarne. No, hai fatto bene intervenire, perché uno dei problemi dell'IoT è sostanzialmente i costi della gestione da server remoto. Perché, parliamoci chiaro, una volta uno dei servizi maggiori era IFTTT, che poi è diventato a pagamento. Io stesso lo usavo con Assio su Raspberry Pi, e le cose sono finite come sono finite. Per esempio, io adesso sto realizzando due progetti diversi che sono su una multipresa, una con gli ESP32 che gestisco come web server, quindi in rete locale sostanzialmente, e l'altra con IFTTT, però due, tre applet, di cui due ne vado ad utilizzare per spegnere e accendere l'intera multipresa. Comunque, tornando al discorso, dicevo, Gianni, appunto è l'interfaccia ESP32 per la serra, poi eventualmente lo disturberò per avere anche da lui qualche dritta, o magari ci confrontiamo per avere idee da interscambiarci, perché per esempio io non ho mai pensato al modulo RTC, ho visto che l'ha usato lui, ma ho visto anche che l'ha usato Vito Pulpito nella sua versione della serra, perché molti comunque nei suggerimenti mi hanno detto perché non hai usato mai un RTC. La mia risposta era semplice: se la pianta ha sede ora, beve ora. Quindi, però anche il temporizzatore è molto importante, soprattutto su grandi distribuzioni. Mi sono arrivate diverse email, io purtroppo non posso aiutare tutti, non ce la faccio ad aiutare tutti e non posso soprattutto a distanza, soprattutto in questi periodi, progettare serre anche di grandi dimensioni a distanza, non è una cosa pensabile. Mi chiedevano se era possibile implementarli in un modo piuttosto che in un altro. Qualcuno mi ha chiesto pure delle serre idroponiche, che non sapevo nemmeno cosa fossero, quindi ho dovuto fare anche delle ricerche a riguardo e ancora ora non ho capito bene di che cosa si tratta. Quindi l'intenzione c'è, ecco, sono tutti progetti, ripeto, implementabili, e il bello di far parte di una community è soprattutto quella di potersi anche confrontare con gli altri maker, perché diciamo la verità, due teste pensano sempre meglio di una. Io non ho un'idea, magari Johnny l'ha avuta, io la posso anche perfezionare, o viceversa, io ho avuto un'idea e Giovanni la osserva e la può potenziare, migliorare, e questo è il bello di questa community. Comunque io mi fermo adesso, perché poi parlo sempre io, che poi magari mia moglie mi bussa a dire e mi dice sempre che parli sei. Quindi per adesso parlando di prima, Banzi, diciamo l'inventore di Arduino, era il suo intento, ha messo open source la sua board proprio perché voleva scambiare l'idea dai vari maker e ci è riuscito alla fine. Anche perché poi, quando si tratta di un grande progetto, ci si lavora sempre in team, in gruppo, perché in gruppo nascono nuove idee e ci sta quello che conosce un pezzo. Per esempio, in questo caso, gli ho consigliato questi mattoncini. Giovanni ha capacità a realizzare, per esempio, un supporto in 3D. Tu hai le conoscenze informatiche, quindi unendoci abbiamo la possibilità di fare davvero tante cose. Questo è poi il bello della community di Arduino, che permette di fare... Il problema è che ci conosciamo poco tra di noi in realtà. Con queste live avremo poi il modo di conoscerci sempre meglio. Io per esempio Giovanni l'ho scoperto l'anno scorso durante la pandemia, che vi arrivavano i suggerimenti dei suoi video. Dice, se hai visto questo video, vedi anche questo. E ho guardato un paio di video, effettivamente, poi mi sono iscritto al suo canale. Senza volerlo, poi alla fine abbiamo fatto un video molto simile, me ne sono accorto dopo, perché poi qualcuno mi dice, ma hai fatto il video... In realtà non me ne accorgo, perché purtroppo io, ripeto, non ho molto tempo, quindi nemmeno guardo gli altri a volte. Ed è quello sulla ESP32. Alla fine penso che abbiamo usato lo stesso modello, perché mi è arrivato poi la notifica. Hai visto questo video? Perché non vedi? Sì, minchia, ho fatto lo stesso video. Manco a saperlo. Quindi, no, e poi divertente, perché... Questo discorso, per esempio, è successo... con un amico mio, e mi diceva proprio questo, dice... tu hai fatto questo, dice... ho visto che l'ho fatto, ma veramente sì... Ok, non lo sapevo, io purtroppo, ripeto, non sempre ho questa visione d'insieme, ripeto, perché non ho il tempo, mi dispiace dirlo, è una cosa che ripeto sempre, ma è la mia più grande pecca è questo. Anche se ti dico la verità, l'idea della ciabatta, della multipresa automatizzata l'ho presa da Daniele Tartaglia, visto che lui utilizzava Arduino, ho detto no, io la devo fare con gli ESP.
basta. Quindi l'idea è venuta da quella. Infatti una con gli ESP01, che aveva il modulo quello con relè unico, va utilizzato, perché le cose buttate in casa a tenerle ferme non ci stanno. Gli ESP32, perché per ora sono entrato in fissa con gli ESP32 STM32, quindi si devono usare quelle. Poi magari mi passa l'amore e ritorno a ESP32, ESP, scusate, 8266 o Arduino. Dico, è un amore, no? A fasi. Amo tutto, però, sai, è come il mangiare. Una volta mi va più gli spaghetti, una volta mi va la pizza, una volta mi va qualcos'altro. Sto monopolizzando questa live. Giovanni, interrompimi, ti prego, che parlo solo io. Ti stavo lasciando parlare, infatti, ho detto, per poi intervenire. Il problema è questo, perché quando attacco io non mi fermo più. Parlando di prima, io ho fatto poi una ricerca per l'altra live del compleanno di Arduino e purtroppo non ce ne sono tantissimi che si occupano di questo argomento. Quindi con queste live avremo modo di conoscerci meglio, anche perché quando uno poi ha possibilità guarda un'altra live, fa delle domande, fa solo che bene farle, rispetto anche ai semplici video che uno fa. Basta vedere anche dei live di Paolo Aliberti, di Micro Conference, e di Mirko, di Filo Connesso, chiacchiere da bar, che permettono di conoscere, fare amicizia, anche perché un giorno magari, tra qualche mese, avremo la possibilità di incontrarci una fiera o un evento a tema. Quindi ho voluto proprio realizzare queste live per questo motivo. Nicola chiede, mi potreste dire il nome del modulo di isolature? Credo che sia Sì, il modulo isolatore ne utilizza di più di uno, però quello in particolare si chiama NCS1S105SC. Ma lo scrivo, se no mando il nome su YouTube, che è un po' lungo il nome. Sì, se vuoi a me, puoi mandare anche il link nella chat nel caso... Nella oppure, nostra chat privata oppure nei commenti se stai in live. Allora lo giro io, dai. Perfetto. E questo è uno dei tanti che sto pian piano risolvendo. Questo qui è un modulo isolatore sempre DC-DC per Arduino, perché io, diciamo così, già ho in programma di cambiare il modulo relè e mettere un altro, perché il mio, diciamo, già ha fatto il suo giusto lavoro e quindi è un po' vecchiotto, quindi già doveva essere sostituito tutto il modulo relè, quello che ho utilizzato è lo stesso modulo relè di Residox. Giovanni, la faccio una domanda, perché a me spesso hanno chiesto di usare i moduli relè, però quelli a stato solido. Tu ci hai mai lavorato? Perfetto. Perché, la verità, non ci ho lavorato, però dipende soprattutto quelli che prendi. Allora, ti posso assicurare che quelli là, da un mio punto di vista, sono anche, poi dipende sempre il modello, attenzione, che carico hai a livello di assorbimento, eccetera, eccetera. Per esempio, mi sono trovato veramente un pochino meglio rispetto a questi qua, perché questi qua, diciamo, se devi fare progetti abbastanza hobbistici, non so come dire, vanno bene. Però capito, il problema è sempre che con le giuste correnti e le giuste tensioni, non dico che vanno in blocco, ma quasi, perché io l'ho utilizzato qui, ad esempio, per i diciamo classici LED non solo a 12 volt ma anche a 230, e alcune volte mi succedeva che, diciamo così, con la tensione talmente elevata mi andavano proprio ad attaccare le due bobine, cioè nonostante c'è l'unico modo per farlo è togliere tutta l'alimentazione, veramente tutta l'alimentazione relè, almeno dal mio punto di vista, cioè si bloccavano, e quindi, diciamo così, è sempre un tabù per me con questi relè. Però un'altra domanda di Nicola, che credo sia proprio un tuo fan, diciamo, e chiede consigli per irrigare nel migliore modo possibile. Per questa domanda, io per quanto riguarda l'irrigazione, ho più o meno fatto la stessa cosa di Residox, ovvero quello là, il fatto di un tubo, semplicemente, dove dentro scorreva l'acqua, però, diciamo, in un futuro upgrade, ho scoperto che esistono dei tubi turapori, si dovrebbero chiamare, che praticamente hanno la possibilità di mettersi anche sotto al terreno, e sono dei tubi particolari che diciamo non devono essere per forza sopra al terreno, ma possono anche stare semplicemente al di sotto del terreno, anche 20-30 centimetri, e rimangono una piccola nebbiolina, non so come chiamarli, a livello di gocce proprio intorno a tutta la superficie del tubo, e non solo, diciamo così. Sì, perfetto, ma tipo vaporizzatori. Diciamo così, l'unica pecca forse è avere una giusta pressione, perché io li ho provati, però il fatto, sai qual è? Mettendoli sottoterra, se non è collegato a un impianto, diciamo così, di casa,
bisogna utilizzare sicuramente un'elettrovalvola, non è questo il problema, ma il fatto è la pressione, perché tu con un motorino di 12 volt, per quanto vuoi dare pressione, non ce la fai, non ce la fai. Non ce la fai, e quindi, però, per dire che per irrigare, diciamo così, anche a livello manuale, se uno vuole aprire semplicemente la leva del rubinetto, esistono questi tubi. Io invece aggiungo una cosa, che sì, dipende dalla pianta, perché per esempio alcune piante aromatiche come il basilico le puoi irrigare da terra, cioè l'acqua va direttamente alla base della pianta, ma ci sono molte altre piante invece che non gradiscono l'acqua direttamente a terra, ma la gradiscono invece da sopra. Sì. Ti vedo qua torna il nonno Gianni, famoso, che mi ha spiegato queste cose. Per esempio lui mi faceva innaffiare le kenzie, sono un particolare tipo di pianta di albero, facendogli arrivare l'acqua dall'alto, che dice, non le mettere direttamente, ma fagliele arrivare in un determinato modo. Anzi, no, scusatemi, le kenzie le volevo al vaso, c'erano però altre piante, lui mi diceva di farle un attimino, non ero, e così via, ecco. Quindi dipende anche dal tipo di pianta. Solitamente a vaso è la soluzione migliore, cioè a terra direttamente, però ripeto, ci sono anche alcune piante che gradiscono la virgerellina o il vaporizzatore, però dipende anche dal tempo, dipende dal momento, di giorno, soprattutto nelle ore più calde, sconsigliatissimo l'acqua darla alla pianta, meglio sempre nelle ore più fresche, perché può bruciarle. Quindi se usate un temporizzatore, sempre meglio nelle ore più fresche, quindi d'estate già dalle 8 di sera in poi, 7 e mezza, 8 di sera dovrebbe andare bene, o la mattina molto presto, tipo intorno alle 5, alle 6 del mattino, alle 7, ecco, quando si è d'estate, che dopo si fa troppo caldo e può dare questo tipo di problemi. Parlo come se avessi il pollice verde, in realtà sono conoscenze che mi sono state trasmesse, ma ho ammazzato pure io le piante qui in casa, quindi la sera nacque anche da queste esigenze, in realtà, di farle sopravvivere. Per quanto riguarda il codice, non penso era difficile, perché comunque si tratta di utilizzare le istruzioni che sono nelle librerie, per esempio degli HT11, dei sensori di umidità in questione, basta poi misurarle. Queste grandezze di felsa alla fine, tipo, di base no. E se proprio vuoi aggiungere qualche funzione un pochettino più complicata o più impegnativa, sì, certo, quello ti richiede un pochettino più di tempo, ma di base devi partire da zero. Cioè, nel mio caso, nella prima versione sono tutti i felsa, cioè sono tutte funzioni di condizione, basta. Più o meno sì. Alla fine sì, immaginavo, anche se non ho mai avuto un mood al momento, cioè non ho mai avuto lo stimolo. Però immaginavo che non era molto difficile, perché quindi bastava misurare le grandezze fisiche e poi interagire con esse per vedere cosa fare e non fare. Anche perché per fortuna con Arduino non è che abbiamo bisogno di chissà che conoscenze dell'informatica. A meno che non si tratta di progetti un po' complicati che richiedevi per fare un po' più ordinato l'uso dello switch keys, che alla fine è molto simile all'IF, un po' più ordinato. Rispetto a quello che faccio durante le gare, informatica, è molto molto più semplice. Quello che secondo me è più difficile è trovare i sensori adeguati, perché molto spesso ci si fa tentare dalla facilità della reperibilità di alcuni sensori. Come dicevo prima, il DHT11 è meraviglioso perché è facile da programmare ed è reperibilissimo, costa poco. Però se vuoi un sensore di temperatura buono, c'è da spendere di più, sia in termini di programmazione che in termini economici. Effettivamente quella differenza si vede. Si sente la differenza. Io ho provato con il DHT11, con i Raspberry, per inviarmi su Telegram, visto che non avevo un SP32, e comunque non rileva sempre i cambiamenti di temperatura di 1-2 gradi pure. Sera sono molto importanti, credo. Dipende sempre dalla coltivazione. Infatti io più avanti sai che cosa vorrei fare? Vorrei prendere tutti i sensori di temperatura che ho, ne ho ordinato qualcuno perché in teoria li ho terminati, e compararli, fare una comparazione. Non so se qualcuno ha fatto un lavoro già del genere, sicuramente. No, io lo feci un lavoro del genere. Allora, no, a livello di data, a livello teorico. Sto rubando l'idea a Simone senza saperlo. Sempre la sera. No, feci nessun video, feci un articolo, era uno dei primi articoli addirittura che fece a livello teorico. Comunque lo voglio fare, comunque, visto che me l'ho detto, lo farò. Perché sensori di temperatura, a questo punto li comparo, li metto per 24-48 ore di funzione. 48 sono 24 ore vanno bene. Ah, 24 ore ci sta, sono curioso.
ci stanno. Magari vediamo se riesco pure a riportarle su una micro SD, ci faccio un grafico, qualcosa su Excel o su Calc. Uso entrambi sì, per sì, non sì, far torto a nessuno. Quindi, okay. Allora, quando utilizzai l'accelerometro per estrapolarità, tu sai sia Excel che Calc. Perché poi vai mai a utilizzare solo un tipo di architettura, perché se usi solo un software proprietario sei schiavo di Microsoft, se usi solo open source sei un patito di Linux e non capisci niente di tutt'altro, quindi deve fare tutto, basta. Mi cura chiede se... attivazioni idroponiche, c'è una domanda, non fatele a me, non cioè, ok, posso approfondire io. Per vi consigli. Allora, chiedere al settore. Io mi sono informato, ma ti parlo di anni fa, sempre per curiosità, che non è neanche un progetto che volevo fare, ma proprio quegli soliti articoli che escono su Facebook, vabbè, vediamo. Praticamente non sono super esperto, attenzione, cioè sono esperto, però posso dire che ho visto pure una startup che utilizzava queste strutture idroponiche con la coltivazione in verticale, cioè praticamente erano dei tubi e tipo grattacieli sostanzialmente, ok? Dove veniva, diciamo così, la piantagione del singolo, diciamo così, frutto. Si utilizzava soprattutto per fare i soliti, come si chiamano, i succhi di frutta, mi sembra, in cui praticamente utilizzavano questi grattacieli di coltivazione per irrigare nel miglior modo possibile la pianta. Perché dico questo? Perché c'era una sorta di... diciamo quello che ho visto di questa così idroponica, in cui c'era una camera che si scorreva questo grattacielo, ok, e faceva la foto alla pianta, e poi con un'intelligenza artificiale c'era una giusta quantità d'acqua, una giusta temperatura solo ed esclusivamente per quel tipo di pianta che stava crescendo. Così in questo modo tu vai a massimizzare proprio l'efficacia di tutta questa coltivazione. E quindi più o meno quello che ho visto era questo, cioè veramente una massimizzazione incredibile di questa coltivazione, perché poi la cosa interessante che mi ha stupito è il fatto che se tu metti il, non so come chiamarla, diciamo così, una sorta di sostanza per coltivare questo singolo frutto, ci vogliono anni finché, perché tu lo metti da sopra verso sotto. Se tu metti questo fertilizzante, non so come chiamarlo, questa sostanza comunque, se lo metti in cima alla torre ci vogliono anni finché non scende fino a giù a tutto, quindi finché non passa tutta la terra e non, diciamo così, massimizza proprio questa coltivazione. Coltiviamo a terra, facciamo prima. Sì, 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 no, però è interessante perché cioè, a coltivare in verticale vai a risparmiare un sacco di spazio. C'è veramente un sacco di spazio, quindi puoi coltivare veramente un sacco di cose in verticale. Cioè, vabbè, sarà difficile gestirle, infatti arrivano questi robot, però è una cosa fortissima, secondo me. Però dal punto di vista di realizzazione è una cosa che una persona sola non può fare, cioè è una cosa... No, purtroppo no, insomma, però era interessante come idea. Non chiedete agli youtuber di realizzare queste cose che no, sono improponibili. Purtroppo anche lo spazio, più che altro, cioè sono interessanti, però se uno pagasse, ecco, per realizzare così, cioè possiamo fare tutto. Il fatto è il tempo, se uno si dedica solo a quello si può fare. Ma è una domanda sull'ossigenazione della terra, ma invece non c'era l'azoto nella terra che faceva bene alle piante? È la domanda. Che faccio? Chiamo il collega di biologia con lui. Spinge l'aria. Allora, praticamente noi diciamo stiamo andando molto nell'ambito chimica. Però per quanto riguarda che l'aria, cioè soprattutto è importante a livello di, diciamo così, cioè ossigenare l'aria, diciamo la terra, però diciamo così, noi ci siamo sempre, almeno io dal punto di vista, soffermati sull'irrigazione, sempre dal punto di vista di H2O, quindi a livello di acqua, ma a livello di ossigeno al massimo esistono, non so, dei sensori per fare proprio, diciamo così, buttano sia aria che acqua, e quindi si crea una sorta di condensa all'interno della serra, cioè all'interno proprio di questa serra. Però dipende sempre se quella singola pianta ha bisogno di umidità, cioè ti faccio un cambio contesto al volo per farti capire. Io però non credo che lui si riferisca a questo, magari se ci dà qualche informazione. Dicevo, infatti, perché... Ossigenare la terra, io ripeto, scherzi a parte,
ma quello che rammento dagli studi a scuola fatti, quello che richiedeva più la concentrazione, diciamo, era l'azoto, mi pare che fosse l'azoto, non l'ossigeno, perché alla fine le piante fanno fotosintesi, Sì, infatti. quindi più che ossigeno la terra, loro hanno bisogno, al di là delle sostanze nutritive, dell'acqua, eccetera, hanno bisogno del carbonio, dell'anidride carbonica per produrre ossigeno, e se non ricordo male hanno bisogno anche della presenza di azoto, ora non ricordo, ripeto, sono reminiscenze scolastiche. Di solito quando io ho di questi dubbi o cerco online o comunque ripeto chiedo a un collega. Era Dice bisogno Nicola di che CO2, non era anch'io sono di l'aria. ciò. Mi fido di Nicola, se Nicola dice questo non ho modo di controbattere, perché ripeto sono reminiscenze scolastiche. Io ricordo però che andava e la CO2 era per l'aria. Nicola ci chiede per quanto riguarda i costi di cosa però? Sempre penso delle, era una domanda di prima, penso delle Delle ponte. idroponiche, delle serre idroponiche. Sì, deve essere idroponico. Per quello delle serre Dipende sempre cosa ci vuoi idroponiche. fare. Cioè, non voglio dare una risposta approssimativa a una domanda ben specifica, però dipende dalla grandezza della struttura, che cosa ci vuoi fare, che sensori vuoi utilizzare. Io partirei sempre dall'idea della mia idea del budget. Cioè, se io voglio spendere tanto, devo adeguarmi a quello. Perché ad avere disponibilità limitata si possono fare meravigliose cose, ma uno deve anche sapersi dare una regolata, cioè non soltanto a livello economico, ma anche a livello di costi-benefici. Io faccio l'esempio del computer. Io posso, voglio il computer a 10.000 euro, ok, ma se poi non lo sfrutto appieno, che l'ho preso a fare, è la stessa cosa, penso sia anche per questi progetti. Posso utilizzare il meglio che c'è, però alla fine se lo uso solo a livello hobbistico ho solo sprecato i soldi. Almeno io la penso così. È giusto, allora. Zio Bit ci spiega che l'ossigeno dovrebbe aumentare l'ossidazione superficiale dei nutrienti. Io Qua purtroppo non siamo insegno esperti. La informatica, dico, lo vorrei dire. Le prossima mie volta conoscenze sono accessorie. stiamo andando troppo nella chimica, Sì, diciamo no, così. è bello approfondire questi argomenti, però mi dispiace non poter dare una risposta soddisfacente perché non fa parte del mio piano di studi, quindi quello che vado a dire o sono reminiscenze scolastiche o sono comunque cose che mi sono state riferite. Quindi se Zio Bit, ripeto, dice che l'ossigeno aumenta l'ossidazione del superficiale dei nutrienti, io ci credo. Quindi La non prossima volta invitiamo anche un permetto. collega di biologia o di Lo chimica. so, infatti poi chiederò al collega di biologia eventualmente di parlarmi dell'ossidazione superficiale dei nutrienti. Sicuramente saprà dirmi di più. Io di solito se voglio far crescere bene la pianta gli metto le bucce di banana o le cose dell'uovo che so che Ci sono molto mettiamo la nutrienti. birra. No, la birra no. Però no, ti ripeto, ci sono molti scarti alimentari che noi gettiamo anche nell'umido, ma in realtà sono utilizzabili per la coltivazione. Molti per esempio utilizzano la compostiera, non fanno nell'indifferenziata, scusate, non fanno nella differenziata l'umido, ma utilizzano direttamente la compostiera perché il compost è un ottimo nutriente. Molte cose che noi buttiamo, ripeto, le bucce di banana che sono ricche di potassio, i fondi del caffè, della moka, le bucce dell'uovo sono molto nutrienti. E io ripeto, crescendo comunque nella terra, con la terra, con la villa, col giardino, con la campagna, molte cose me le hanno spiegate, quindi so che possono essere riciclate, ma ripeto, mi spiace dirlo, ma la mia conoscenza rimane limitata a questo. Mio nonno coltivava la terra, mi ha insegnato quello che poteva insegnarmi, quello che io potevo anche recepire perché ero sempre più piccolo, comunque dell'età che ho adesso. Quindi posso rispondere per queste cose qua. Quindi diciamo, chiedo scusa a Zio Bit, magari se non sono, se non sto dando una risposta completa e esaustiva, però ecco, la mia competenza purtroppo è quella. Però questi sono ottimi spunti per eventualmente sempre Sì, migliorare anche i perché a vostri casa magari progetti. ha una piantina, ma si mangia la banana, sa che la può mettere dentro il vaso. Magari si muove un po' la terra, la taglia a pezzettini che aiuta. La può mettere in un vasino perché molto spesso chi ha una vita in città non è un balcone, ha un suo piccolo orticello, magari una piccola passione. Alcune dritte dico sono sempre utili. Sì.
Credo che ci siamo detti tutto, a meno che non ci sono altre domande. È stato molto interessante, alla fine questi tipi di progetti, come abbiamo visto, in un team in cui ci sono anche altri tipi di menti che non si occupano di informatica, come lo facciamo noi, permette di espanderlo in una maniera molto interessante. E Questo è questo è bello di vero, sai fare. perché Simone? Ormai il lavoro dell'informatico non è più solo quello di avere a che fare col computer, con la macchina, di No, programmare. ormai non più. Ormai di base un informatico deve essere un tuttologo, cioè deve avere una conoscenza generica delle cose del mondo. Non approfondire perché è impossibile, No, però ormai in imparare base in base saprete proprio determinate cose così. sì. Infatti io dico pure, io mi sono per realizzare le stazioni medie, mi sono dovuto fare una sorta di infarinatura. Ancora spesso mi capita di vedere un progetto online che io stesso dico: ma se questo fa informare, come fa a sapere queste conoscenze? Perché dietro c'è uno studio, sono degli Sì, approfondimenti. esatto. Quindi, per esempio, prima o poi farò un progetto per vedere se lo posso inglobare per il limoncello. Magari dico: c'è qualche idea che mi può venire per Arduino per fare il limoncello, e lo facciamo. Sì, Quindi non può. sarebbe male. Male come idea. Dico, noi veniamo da 3 regioni diverse. Magari sedendoci a tavolino insieme può uscire una bella idea che nasce dalle nostre culture simili, perché siamo tutti e 3 italiani, però eterogenee, perché ognuna delle nostre regioni ha la sua cultura, e questo non può far altro che arricchire me, arricchire voi, eccetera. Quindi potrebbe nascere un progetto anche di questo tipo. Dico, sto andando nell'ambito delle ipotesi, ecco. Ci sta. Quindi potremmo concludere alla fine. Non so se volete aggiungere altro. Al momento non ci sono altre Parlava domande. abbastanza stasera, l'ho monopolizzata io. Sì, Dai, poi lasciamo nella un canale come la descrizione prima. Va aggiungo i riferimenti ai vostri video che mi erano sfuggiti. Quindi poi quando poi YouTube finirà di renderizzarla, metterò anche ispezioni, diciamo, in capitoli, così chi vuole rivederla avrà possibilità. Inoltre, poi, se volete, poi scaricare qualche ispezione, siete liberi di farlo senza problemi. Vedete Va bene. come poi, oppure ricaricarla eventualmente. Quindi ringrazio tutti coloro i quali hanno visto questa live. Alla fine ci sono stati gli spettatori. Ringrazio a tutti e ringrazio ovviamente anche a Rescitozze e Giovanni, che Di sicuramente nulla. avremo modo di future collaborazioni, magari Sì, in va bene. altre prossime Quando live o volete, contest. Ogni 2 settimane ora ci sarà la possibilità di avrò la possibilità di fare queste live con altri ospiti su altri ok. temi che vi potranno anche interessare, come detto prima, per espandere le idee che potranno essere utilizzate in un progetto sui nostri canali. Va Allora, ci sentiamo. Ringrazio a tutti. bene. Va bene, Ciao. ciao, buona serata a tutti, buona serata. Ciao. Ciao ciao.